fa ancora discutere la storia di Valentina Paradiso e Stefano Ranucci, andata in onda nel corso della puntata d'esordio di C'è posta per te. Un amore tossico, del quale si parla da giorni sui social, che ha fatto storcere il naso ad alcuni per le modalità in cui è stato raccontato. A sollevare la polemica e segnalare la questione all'AGI come la ONG Differenza Donna, che si occupa di tutela delle donne. La trasmissione ha divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell'uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice. Insomma, la conduttrice, secondo l'associazione, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella narrazione. Ciò per noi è molto grave, in quanto ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale quello di un programma in prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili, che configurano, se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale. Dopo aver denunciato nel corso della trasmissione atteggiamenti inammissibili da parte del marito, Valentina sembra abbia deciso di archiviare definitivamente i rancori e di perdonare Stefano. Il suo ultimo post sui social, infatti, parla chiaro. Torneremo a sorridere, perché quello che è in fondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero.